Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incrontoni in questo nuovo video di UK Watch Pony Pony. Oggi solo pull. E che c'è da dire su questo video? Di cose da dire ce ne sarebbero troppe, fin troppe, ma l'unica cosa che mi viene in mente ora in questo momento è schifo. Non tanto lo schifo di quello che ho pullato, ma il modo in cui tu hai dei pull. Perché UK Watch ovviamente ha tutto quanto un metodo di pull quando tu vai a mettere la monetina e ti esce lo yokai. Ora, le monete tipo moneta blu, viola, moneta G1, G2, quelle sono tutte quante scriptate per farti capitare sempre quello yokai oppure quell'oggetto, quindi insomma è scriptata apposta, quella non ci puoi fare nulla. Invece, quando tu vai a mettere le monete, tipo i punti più che altro, sia i punti sia le monete, le Y money, le Y money, chiamatele come volete, quando tu vai a mettere quelle oppure i punti, quelle giocano molto l'RNG. Ora, è un po' un concetto meno complicato dell'RNG, perché qui scendiamo davvero in cose tecniche. Ora, l'RNG cos'è? Mettiamolo in questi termini: in base a quando tu accendi il gioco, in base a quanto tempo passi sulla schermata iniziale, in base a quanto tempo tu fai determinate azioni, il gioco si carica. Ora ti può andare bene, ti può andare male, e a me personalmente va sempre male. L'unica volta che mi è andata davvero bene è stata quando ho pullato addirittura due ultimi re Shogun nella stessa multicrank. Mai successa una cosa del genere. Invece ultimamente ho fatto, da quando ho pullato quei due ultimi re Shogun, non so quante multicrank ho fatto, ne ho fatte davvero davvero tante e troppe per ricordarmi, ma non ho mai avuto la fortuna di trovare lo yokai particolare per quella missione. Ora, capiamoci, per la missione di Shogun Yanji mi è andata tutto quanto bene, ultimo re Shogun, lo yokai misterioso, Madame Ser, non mi ricordo, insomma, quello yokai che sarebbe la statua la statua dell'isola di Pasqua, quella famosissima statua, insomma, mi è andata bene e sono riuscito a prendere, grazie a loro, appunto, Shogun Yanji. Però, dopo quello, non mi è mai capitato nessuno yokai degli eventi, davvero. Non so perché, mi è andata malissimo tutte le volte. E poi, non c'è un modo facile per farmare i punti. Buon l'evento con la battaglia a squadre, quello è un buon metodo per farmare punti yokai. Poi ci sono altri metodi, ma tantissime volte ti capita l'evento dove farmare i punti è praticamente impossibile. E sinceramente è un po' una seccatura questa, è molto deprimente questa cosa. L'unica che mi è andata bene, l'avete vista all'inizio, è stata la seconda crankata dove ho trovato Velenotto risvegliato, quindi almeno lui, che poi non so neanche se lo userò mai in battaglia, perché è forte però. Insomma, ad ogni modo, per questo è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione il link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video, bye bye! Bye bye!